ricordiamo Emanuele in vita. Lo abbiamo riportato nei luoghi dove è cresciuto, dove è vissuto, dove era solito giocare, ridere ed essere spensierato. E quindi oggi sarà una giornata dedicata non solo al suo compleanno, avrebbe compiuto 26 anni, invece purtroppo ne avrà 20 per sempre. Però facciamo in modo che oggi sia il ricordo di Emanuele in vita e che possa in parte superare il ricordo di Emanuele steso in una piazza senza vita. Questo ricordo però deve essere un monito, deve significare che cose del genere non devono più succedere o comunque si deve fare necessariamente qualcosa su tutti i livelli per evitare che accadano. E proprio il sorriso che vedrete stampato sul volto di Emanuele deve essere il promemoria, affinché un ragazzo di 20 anni possa avere quel sorriso e portarselo dietro fino a quando Dio vuole che vivrà e non che qualcuno arbitrariamente decida di strapparglielo senza un motivo. E oggi è una cerimonia abbastanza intima, tu hai voluto questo perché non pensavi fosse il momento di festeggiare, di essere felici perché è successo qualcos'altro, vogliamo dire qualcosa alla famiglia di Thomas? Guarda, la notizia della morte di Thomas ci è giunta proprio mentre tornavamo in paese con la statua da Benevento, per cui alla fine ci ho pensato e ripensato e mi è sembrato doveroso e opportuno porre comunque la statua proprio perché possa rappresentare un momento di riflessione ulteriore. Ecco, ne abbiamo collezionato un altro nelle nostre zone e non mi sembra una bella collezione da avere. Io era e continuerà ad essere sempre un ragazzo cui insomma tutti ricorderanno a cui volevano bene, insomma. Vedere tutta questa gente oggi ti fa piacere? Sì, anche perché è successo quello che è successo anche poco tempo fa, non è proprio è un film già rivisto, insomma, è... però ecco, fa piacere e farà piacere anche lui, anche, soprattutto il giorno del suo compleanno, ecco, sta ancora tra noi, questa è la cosa che è, insomma, più importante, sì. E voi siete qui come amministrazione? Assolutamente sì, abbiamo supportato per quanto ci era possibile questa iniziativa perché la riteniamo giusta per ricordare questo ragazzo. Dopo una settimana dall'incontro che abbiamo avuto per il premio a lui intitolato, che è stato molto importante, molto seguito e che sicuramente pone una pietra importante per quanto riguarda l'attenzione che questa città dovrà avere per i giovani. Dopo quello che è successo purtroppo il 31 gennaio, per Alatri si riapre una pagina importante, una pagina che ci deve costringere tutti quanti a riflettere su quello che deve essere la nostra città d'ora in poi. Quindi tutti quanti dovremmo essere noi responsabili, dare esempi positivi ai nostri giovani per poter dare un futuro migliore alla nostra città. Elisa Cittadini, membro del comitato del premio letterario Emanuele Morganti, oggi Melissa ci ha tenuto particolarmente a che il comitato fosse presente. Siamo qui come comitato del premio Morganti perché sentiamo questa storia ormai anche nostra e non solo di tutto il paese ed è una storia che ci ha colpito tantissimo, per cui avevamo deciso di istituire un premio letterario, un concorso letterario, siamo alla seconda edizione di questo concorso letterario, per invitare un pochino i giovani e sensibilizzarli su alcune tematiche, in particolare sulla violenza, sulla paura, su questi temi che ricorrono spesso nelle loro menti, no? E quindi siamo molto contenti di poter partecipare, di poter essere presenti qui. Purtroppo non siamo tutti, ma è una cosa che ci fa piacere partecipare e condividere con la famiglia Morganti.